Ma salve! Nell'episodio di oggi di Rimord faremo crescere ancora di più la nostra nazione. Ebbene sì, siamo una nazione. Avete sentito bene? Siamo una nazione. Per ottenere questo obiettivo dobbiamo investire nelle persone. Sottolineo nelle persone, non dobbiamo. Ecco, esatto, proprio quello intendevo. Proprio quello. No, dobbiamo investire nelle persone, non le persone, anche se probabilmente le investiremo per farle poi, sapete, entrare qua nella nostra... Vabbè, comunque, persone. Le persone, come ho sempre detto dall'inizio di questa serie, sono alla base della nostra nazione. Mannaggia voi quanto cazzo siete armati. Direi che partiamo subito in quarta, quinta, boh, partiamo e basta. Allora, Daria non... Daria è strafatta, non vedo nemmeno perché dovrebbe combattere, figuriamoci. Ma sapete cosa? Se muore non è che mi dispiace tanto. Ok, allora, attaccano subito. Penso che passeranno qua dalla killbox. Quindi... Brr. Brr. Come scusa? No, tu questo non puoi farlo. Bro, questo non puoi farlo. E allora... Tu vai qua e... Tu vai qua. Non dovrebbero poterlo fare, però lo stanno facendo. Non so come mai. Ok, headshot. Direi che questo va benissimo. Ok, le torrette sono partite. Sì, andate, mie piccole torrette. Beh, perfetto. Uno in meno. Vabbè, dovremmo ricostruirla. Oh, aia, Svetlana, no. Aia. Ah, ce l'ha fatta a spaccare lì. Ok. Gli hanno fatto esplodere la testa. Dragnir. Hai 71 anni. C'hai pure tu in shooting. Diventerai merce di scambio. A.k.a. organi. Non mi è piaciuta sta cosa comunque che hanno deciso bene di girare dall'altra parte. Non mi è piaciuto per niente. Comunque, una missione di successo. Ok, vediamo un po' ed è salvo. Oh, salvo peggio. Svetlana a posto, a posto, a posto, tutto a posto. Investiamo nelle persone. Yes. Il prezzo della vittoria. Il prezzo della vittoria. Come vi ricordate, la nostra colonia si basa sulla trinità: droga, alcol e organi. Quindi vedremo di fare quello. Allora, intanto c'è una slave ship. Oh, yes. Possiamo vendere Dragnir, però... ora che ci penso, se ci pensate, si vendono meglio gli organi rispetto alle persone. Alla fine le persone non sono altro che organi grezzi. Vabbè, sai cosa? Tu vieni con noi. Perfetto. Comprata. Brain Vier... Com'è che ti chiami? Quella. Ah, ma devo costruire un'altra cosa. Ok, va bene. Non è che la slave ship c'ha per caso anche dell'acciaio? No, non ce l'ha. Com'è che ti chiami? Allora, Brin Baby, cos'è che fai te? Ma ti fai schifo più degli altri. Fatti vedere un attimo, non t'ho ancora guardato. Sei in shooting, sei in shooting. Tu potresti prenderti calcio nei denti, probabilmente. Make assault rifle, vai. Careful shooter, annoying voice, body purist. Ah, don't care, va bene, damn labor. No. Ah, all'asma. Fa niente, carne da macello. Quindi, quello che faremo sarà andare a formare il nostro piccolo esercito in quanto una nazione e armare per bene quell'esercito. L'idea è questa. L'idea è assolutamente questa. Surgery failed, seriamente? Vabbè, per me puoi anche fare anche pratica. Wow! Mamma mia, che schifo! Prega, anch'io pregherei. Dopo quello che è successo, anch'io pregherei. Decisamente. Wow, beh, però abbiamo un cuore ora. C'è chi dice che io non abbia un cuore. Eccolo. Perché? Era più macabra del necessario questo. Ah, finora all'inferno.
Allora, il nostro cibo sta scendendo molto velocemente. Giles è uscita così a cazzo proprio. Quindi già passata vicina. Magari la aiuti. Shuttle down. Che succede? Guarda, guarda. Ciao. Ok, abbiamo decisamente tanta droga adesso. Ma davvero, davvero tanta. Spero che arrivi una nave il prima possibile perché dobbiamo vendere. Prima che Daria se la fumi tutta, a quanto pare. Penso che sia il caso di iniziare a valutare l'idea di fare una nuova serra. Voglio dire, abbiamo tante, tante persone adesso in arrivo. Solar flare. Vai così, tutte le piante morte. Perfetto. Pepe. Mannaggia. Sì, pure, vai. Ma qual è il vostro scopo, mi chiedo? Cos'è che fate voi? Vi svegliate la mattina e cosa c***o fate? Mi tocca comprare degli orsi, ma ve ne rendete conto? Gli orsi mi tocca comprare il pemmican. Il pemmican e gli orsi. Ma madonna, guardate, ammazziamo gli orsi. Rip, orsi. Nuova recluta, Kurbobby. Bravo, Kurbobby. Bene, 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 Kurbobby. Oh, yes, un metal trader. Yes. Metals trader. Oh, proprio te mi servivi. Acciaio. Ok, magari non tutto, magari. Rumori di esplosioni. Wow, ah, che bello. Bene, ci siamo bruciati tutto l'acciaio in un colpo solo. Mi interessa? No. Da adesso la nostra produzione di droga proprio andrà alle stelle. Psychic Suit, woo! Mechanoid Cluster. Fatemi vedere. Unstable Power Shell. Autocharge Turret. Ok. Questo non è buono. Per me può rimanere dormiente. Prossimo ride che ci passa in mezzo. Pff, ciao. Anche perché per me, guardate, ci potete rimanere qua. Non fanno altro che difendermi. Se ci pensate, noi di qua non ci dobbiamo più andare. Noi non penso che ci dovremmo mai muovere più dalla nostra base. Quindi, averli qua. Solo che buono. Ah, è quel periodo dell'anno dove fa così tanto freddo che se butti fuori. Tanto noi non usciamo fuori. Non usciamo. Guardate, esattamente. Noi non abbiamo bisogno del fuori. Noi siamo meglio del fuori. Siamo meglio del fuori. Allora, fatemi un attimo vedere. Te hai un arco tech arm. Va bene. Bionic Eye. Right eye, yes. Coagulator, yes. Armor skin gland, yes. Circadian half cycler, yes. E basta. E il bionic stomach. Mamma mia! Sad Wonder, Daria. Ma a me non interessa, Daria. Chemical damage al right kidney. Daria, per me puoi anche schiattare arrivato a questo punto. Davvero? Qualcosa mi dice che dobbiamo affrontare sto cluster. Va bene. Va bene. Facciamo andare Daria come carne da macello, ok? Sparate! E ora sparate! Andata! Abbiamo fatto? Yes! Non me ne sono nemmeno accorto. Morte in 12 ore. No immediate danger, no immediate danger. Morte in 12 ore. Voi tornate indietro. E si sono riprese tutte. Benissimo, basta Daria. Exotic good trader. Oh, quest active. A mechanic cluster has landed not from for popular. Farà cambiare le temperature a meno 10. Gesù, è lontano però. No, non è troppo lontano. Non è troppo lontano. Certo, ci sono meno 68 gradi. Wow, meno 77 gradi è un pelino alta. Un pelino alta. Oh, fuck me. Che botta. Meno male che non c'è nessuno lì vicino. Wow. Meno 70 gradi all'interno, però sono un po' altini, eh. Cioè, un po' bassini. Overdose. Vai così, Daria. Non la salvate. Solar flare. Vai così. Chi più ne ha, più ne metta. Dai, è tutta una merda. Flashstorm pure. E che cos'è? Ma allora. Stavo pensando ad una modifica che probabilmente dovrò fare. Che riguarda le camere da letto. Perché. Se vogliamo effettivamente arrivare al punto di avere quel tipo di esercito,
dobbiamo costruire più camere da letto. Dentro è da 4. 1, 2, 3, 4. Quindi qua così. Yes. Quindi significa che dobbiamo fare... penso che ci siamo. Marble tile. Ah, ok. Ok. Quindi nuova sezione di camere da letto. Bene. E fuori ci sono meno 80 gradi. Me ne sono accorto ora. Meno 79. Boia. Allora, magari diamo la priorità ai muri prima dei pavimenti. Così, eh. Mezza idea. Raid. Oh, MacHive. MacHive. Tutte dentro, tutte dentro. Tutte dentro. Daria che passa decisamente dalla parte sbagliata ed è morta, signori, è morta. Per quanto mi riguarda è morta. Vabbè, ce la facciamo a salvarla? Morta in 13 ore, vabbè. Oh, cazzo. L'abbiamo fatta? L'abbiamo salvato? Cioè, abbiamo salvato, abbiamo finito? Sì, ok. Me ne ero accorto. Finiti i meccanoidi? Sì, ok. Riusciamo a salvarla per sbaglio? Vabbè, ce l'abbiamo fatta purtroppo. Sono arrivato al punto in cui se muore davvero non mi interessa. Daria si è ripresa del tutto. Oh, sono così felice. Peccato. Tornicos busted chip. I don't care. Ah no. Va bene, andiamo per questo. Ipotermia. Oh fuck. Non ci avevo pensato, l'ipotermia. Ah. Ah, immagino che l'ipotermia sistemerà tutto. Ma sono due stronzi. Cazzo, sono già caduti. Wow. Oh, wow. Comunque, sì, poco mi interessava della quest. Questa è buona. No, ma è biocoded. Va bene, fa niente. Daria. No, Curbobby, ok. Va bene. Come stai messa te morta in 13 ore? Vabbè, dai. Cosa sono questi capelli? Cosa sono questi capelli? Oh mio Dio, non ne avevo mai viste con i capelli. Cioè, senza i capelli, avete capito? Ah, grazie, non gli ho detto effettivamente di prendere il toc. Ok, allora, mi sto accorgendo anche di un'altra cosa. Siamo senza energia, a quanto pare. Quindi è il momento di iniziare ad impiegare un po' di energia geotermica. Nessun problema però, perché lo si fa senza problemi. E poi vediamo. Di nuovo, ci troviamo davanti ad alcuni problemi. Ci fermiamo, li analizziamo e andiamo avanti. Come è giusto che sia. Spero. E penso che comunque per i prossimi episodi... ci espanderemo in questa zona. Adesso dobbiamo sistemare il problema. Serenity. Carissimo. Cosa cazzo stai facendo? Cattura. E salvala magari anche. No? Non la vuoi salvare? Oh, Jace, mi sa che ti conviene salvarla. Come Berserk? Allora! Advanced Starvation. Cosa? Perché? Wait, what? Non c'era un Warden. Ecco perché. Oh, oh no. Oh no. Sono arrivati. Mamma mia. Oh, sono state via un giorno. Due massimo. E Daria è riuscita a sfanculare tutto. Mamma mia. Mamma mia. Che vergogna, Daria. Che vergogna. Ti meriteresti la gogna. Non solo mediatica, anche fisica. Così non si può. Così assolutamente non si può. Questo è un punto di svolta. Noi oggi prendiamo in mano la situazione e andiamo avanti. Dal prossimo episodio le cose cambieranno. Per forza, perché guardate, cioè, siamo senza energia. Cioè, mi costruite per favore il... magari. Ce l'abbiamo adesso un po' di energia? Oh, ce l'abbiamo. Perfetto. Questo era quello che volevo sentire. A questo punto penso che ci possiamo salutare con la colonia che sta un attimo affrontando un pessimo periodo, con Daria che si sta ammazzando di qualsiasi droga sia, Curbobi che... fino ad oggi non era nemmeno parte della colonia, quindi voglio dire, tante cose stanno cambiando e cambieranno. Quella mi è uscita un po' la Topolino, scusate. Il nostro obiettivo è farci un esercito, ok? E lo faremo. Cosa sta succedendo? Nel prossimo episodio faremo più progressi di quel... Che cazzo! Nel prossimo episodio faremo più progressi di questo qua.
Io come al solito sono XCold. Ringrazio per avermi seguito. Siete fantastici. E noi ci vediamo con i prossimi episodi. Spero a questo punto, perché non ne ho idea. Ciao.